delle locazioni da affitto a cittadini extracomunitari, presentato dal consigliere Fazzari. Prego la parola. Sì, mi sono tardi, farò un riassunto di questo ordine del giorno. Cioè, brevemente, abbiamo un problema, soprattutto di ordine pubblico, di turismo commerciale, di prostituzione parlata. Questo ordine del giorno fa riferimento a delle leggi ben precise dello Stato, fa riferimento ai poteri che ha il sindaco, conferiti appunto da questa legge, dal decreto legislativo 25 luglio del 2008 e anche dall'articolo 5 bis della legge 18 agosto 2000 numero 267, cioè del testo unico. Cosa chiediamo? Chiediamo che venga anche alla luce degli ultimi atti di governo fatto sulla sicurezza, non chiediamo di istituire le ronde, non credo che abbiamo bisogno di ronde, speriamo di no, però chiediamo che l'amministrazione, anche per un maggior controllo del territorio, debba istituire un albo, cioè un albo delle locazioni da affitto dei soggetti extracomunitari. Questo darebbe l'opportunità all'amministrazione di tenere monitorato il territorio. Lo dico questo perché forse voi, cioè, la gente pensa di Pisano vive solo a mare. Mare, tutto a mare si fa mare. Non è così. Abbiamo dei ghetti. Io personalmente in campagna elettorale ho scoperto dei posti fuori, dove ci sono qualche casa o qualche ghetto in campagna, dove siamo fatti gli extra volontari. Cioè io vi dico, ma c'è mai stato a vedere qualcuno chi vive lì, in questi ghetti, cosa fanno, come vivono e quant'altro? Cioè io credo che sarebbe opportuno avere vita in affitto delle locazioni tale soggetto a extra comunitari, debba denunciare all'amministrazione comunale che nel suo appartamento ci sono questi soggetti. Lo dico anche perché non so che lo dice solamente la legge o centro-destra. Io mi sono portato degli articoli recenti, no? La settimana scorsa, cioè, fatti da sindaci, dichiarazioni fatte da sindaci, da assessore di centro-sinistra, da Rimini, a Riccione. Il sindaco di Rimini dice, Ravaglione dice, requisite le case a chi affitta. Chi affitta ad abusivi in nero. Cioè, sono cose che dice il centro-sinistra, non solo il centro-destra. La guerra agli abusivi si combatte casa per casa, rischiano anche i proprietari, cioè sono tutti dichiarazioni fatte da assessore sindaci di centro-sinistra. Siccome c'è il rischio di andare in galera, ripeto, ho detto anche altre volte, ci vorrebbe anche una maggiore informazione, no? Su chi dà in affitto la propria abitazione a un soggetto straniero, perché rischia da 3 mesi a 3 anni di carcere e rischia anche che il suo immobile venga requisito e venduto all'asta. Ecco, io credo che non comporterebbe neanche una grossa spesa avere un altro periodo di distruzione di queste effettuali, in modo, ripeto, che l'amministrazione abbia sotto controllo laddove ci sono questi soggetti. Che il proprietario sarebbe obbligato, se c'è un'ordinanza, a fare rispettare queste leggi. E darebbe l'opportunità, ripeto, anche sulla lotta del turismo commerciale, di non andare poi di dietro sulla spiaggia, magari facendo male anche dei bambini o quant'altro, oppure magari qualche turista, come è successo a me anni fa, nel distribuire dei volantini ha cercato di picchiare, insomma, di dare, non solo i visiti ma anche al sottoscritto, darei anche l'opportunità di controllare gli abusivi a casa. Cioè, se uno ha della roba, un ex comunitario e vendono l'abusivo, sappiamo dove vivono queste persone. Cioè, un monetario, sono cose molto semplici, non porterebbe molto,
sarebbe solamente un buon controllo da parte della polizia municipale. Tutto lì. Come lo faresti questo? Scusa, scusi sindaco, la parola al consigliere Pegani. Io devo dire che in questo momento mi trovo molto agitato. Sento proprio un attorno, un clima di xenofobia che è la fine del mondo. Noi in un paese, ma non dico solo alle spalle, ma anche di fronte a me, in un paese dove noi abbiamo la camorra, la mafia, la Sacra Unita, l'Andrangheta, il sistema degli appalti, la corruzione, l'evasione fiscale più alta del mondo. In un paese dove, a mio giudizio, siamo i più delinquenti del mondo, abbiamo sfruttato le delinquenze in tutto il mondo, il pericolo, guarda caso, arriva dal destino comunitario. Cioè, io, per tutto il mi direi bancari a ritirare l'ordine del giorno, a dire paese, Milano, paese che non vuole l'extra comunitario. Come il mezzo, il paese con il Togi, i cibi, che sono, non mi ricordo il nome, mettiamo anche questo paese qui e siamo, cioè voglio dire, noi sappiamo benissimo che anche il fatto dell'autogirismo commerciale, che noi mandiamo i nostri vigili in spiaggia, a salvaguardare, poi chi salvaguardare quei negozi che vadano sistematicamente ogni fine lo vogliono di noi, quindi andiamo a difendere i diritti più alti, anzi le questioni più alte. Mentre sappiamo benissimo che queste persone prendono i prodotti da Città Rossi, da San Marino, però non andiamo perché dobbiamo andare lì, quindi sono potenti, diamo dei debiti, diamo del brutto meno della capelli. Quindi adesso, se voi siete comunitari, io dico, facciamo un censimento degli comunitari, guarda caso, solo chi affitta gli comunitari, degli affitti in nero degli italiani o dell'altra gente, poi siamo anche in un paese dove non si può, guarda caso, si può entrare la palestra, non si può entrare l'affitto. In un paese dove c'è il nero dappertutto, andiamo a fare il censimento solo per gli comunitari. Cioè, ma perché non mettiamo anche il marchio? A un certo punto li marchiamo, così li vediamo qui in fronte, li vediamo insomma. Cioè voglio dire, qui siamo, io vi dico sinceramente, io voto contro questo ordine del giorno, sono un po' amareggiato dal clima che c'è, quindi l'ordinanza del sindaco, come ho scritto già sulla Costituzione, il fatto di avere mandato i vigili, la finanza, quindi lui si stima, io vi dico che mi vergogno. Poi, come dicevo prima, ci sono dei bar a Marina che erano in questa concessione, però questo c'è stato, perché lui praticamente ha un bar, una persona che conta, non probabilmente avrà anche poi andrà in ferie, avrà tutto quello che ha a casa, quindi non andiamo a quella persona lì, perché quello lì è regolato. Cioè voglio dire, tu mandi le persone, i vigili contro l'autogirismo commerciale, che per me non ha niente di sicurezza, quindi non c'è niente. Però ritieni giusto che uno lavori in spiaggia in modo illegale. Io chiedo a questa amministrazione di essere giusto. Ma la sproduzione non mi interessa. Quindi il mio voto è contrario. Invito Vergari a ritirare l'ordine del giorno e a fare, come si dice, metto un cartello a Misano, metto un cartello, Misano, fuori della regia.